fact that I'm the seventh son. Oggi parliamo del romanzo Come candele nella notte, scritto da Maurizio Roccato e pubblicato da Intrecci Edizioni di Roma. Piccola casa editrice, grande romanzo. Come capita alle volte, se si ha fiuto, un po' tartufesco, di andare a cercare, e chi cerca trova. E l'atmosfera mi ha colpito molto di questo romanzo, e adesso l'autore ce ne parlerà. Perché è un romanzo giallo, di sicuro, anche un po' più che giallo, quindi anche thriller, è la storia di un'inchiesta, e l'ambientazione è quella dei fari davanti, per così dire, a Brest, stiamo parlando della Bretagna francese, in particolare del faro di Armen. Caro Maurizio, l'ambientazione, questa storia marinaresca, è un giallo marinaresco. Sì, definiamolo pure così. Infatti si svolge in parte su un'isola, largo della costa francese, come hai detto tu, la costa bretone, e soprattutto anche la vicenda ruota intorno a un faro che sorge in mezzo al mare, isolato su uno scoglio in mezzo al mare. E la notte del 23 settembre del 1959 Una tempesta attacca il faro di Armen e lo tiene sotto assedio tutta la notte, fino al mattino dopo, quando, nonostante sia già sorta l'alba, la lanterna del faro continua a rimanere accesa e nessuno risponde alla radio. Ma esattamente 100 anni prima, stessa data, stesso luogo, avviene un naufragio. Un naufragio. Di una nave da guerra, di ritorno da Crimea. Sì. Se ci parli di questo naufragio da Sané, così cominciamo a condire, diciamo, i pezzi, sì. Allora, la Sané è stata la più grande nave da guerra dell'epoca, siamo appunto intorno al dopo 1850, la nave da guerra della Marina Militare Francese, che ha partecipato con onore alla battaglia di Crimea e che di ritorno verso le coste patrie è naufragata in circostanze ancora ben da definire, dopo essersi schiantata sullo Chaussée de Seine, che è un braccio di mare che si affaccia sulla costa bretone, e lì si trova ancora, perché in effetti il relitto, spezzato in tre tronconi, giace sul fondale. Quello è un tratto di oceano veramente insidioso. Sì. Ci sono alcuni fari, quello di Armen è il più affascinante. Mi dicevi prima, sì, che cioè questa epopea dei fari è anche un omaggio a un mondo che non c'è più, mi dicevi. Sì, è un omaggio a un mondo che non c'è più, è anche una rilettura, perché io per fortuna ho avuto la consulenza di uno degli ultimi guardiani del faro di Francia, che tra l'altro ha curato anche la prefazione, e mi ha dato dei consigli, mi ha raccontato com'era la vita, perché ormai i fari sono tutti automatizzati, ma fino a una ventina di anni fa c'erano i guardiani, uno o più a seconda della situazione, in servizio sul posto. Magari è romanticissimo, pensate, cari telespettatori, infatti, andare con la propria fidanzata, moglie, amante, quello che volete, in un faro, però io penso che dopo 24 ore ci si annoia. Ma se si può, si scappa via. E comunque in Italia adesso c'è un recupero, meglio una svendita, sì, sì, di questi fari. Il demanio li ha messi in vendita, ci sono delle location molto suggestive. Ma dentro che possono... il faro, come tu descrivi bene, perché ti sei molto documentato, sì, e appari come un potenziale guardiano del faro, perché sei molto esperto di tutte queste... di queste location, e vivere in un faro è durissimo. Vivere in un faro è durissimo, infatti dicevo che un po' ho voluto col romanzo anche cogliere l'occasione per rileggere l'ideale un po' romantico, la figura un po' romantica che si ha del guardiano del faro, perché se teniamo conto Armen, che sorge a decine di miglia nautiche dalla costa, quindi isolato in mezzo all'oceano Atlantico, uno sperone di roccia
costruito su uno scoglio. Ondate alte anche i 40 metri. Sì, sì, che nelle stagioni tra autunno e inverno come questa incominciano le tempeste con ondate che superano anche la lanterna, di una violenza straordinaria che continuano a infrangersi contro la torre, e chi lavora, chi ci abita dentro ha sempre il terrore che una di queste, più violenta delle altre, possa far crollare tutta la struttura, sbattendo continuamente giorno e notte, facendo cadere tutti gli oggetti appesi alle pareti, senza contare anche dei periodi in cui le nebbie costringono a tenere accese le sirene di segnalazione, perché non potendo la luce essere visibile a chilometri di distanza, si attivano delle potentissime sirene che sono ininterrottamente giorno e notte, suonano anche per più giorni di fila, quindi vivere lì dentro, anche dormire solamente, molto risulta bene, impossibile. Molto bene, vicino, relativamente vicino, qualche miglia nautica dal faro, c'è un'isola, l'isola di Sen. E qui troviamo l'ambientazione alle vicende. In particolare arriva all'isola un commissario, Arno Delta, che viene da Brest, dalla polizia di Brest, sì, che deve indagare perché nel faro è avvenuto uno stranissimo suicidio, omicidio, non si sa, questo che possiamo dire, si trova c'è un delitto, un delitto, però il guardiano impiccato lo mettiamo, dai, perché sennò tanto non è lì il punto, che è la partenza, ci è sta la partenza, e i guardiani sono due, perché nell'epoca in cui tu ambienti, sì, sono due, esatto, guardiani, colleghi, e l'altro guardiano è sparito. Questo è un po' il tema. E ma tu lo svolgi il tema in maniera molto affascinante, a parte la descrizione dei luoghi, della locanda dove si installa questo commissario, e arriva una leggiadra e deliziosa creatura, prima scambiata per uomo, nel senso che si attende il notaio. E il notaio invece si chiama Nicole. Esatto. E quindi tu cominci a giocare, tra l'altro, non solo con la fascinazione, che non è mai esplosiva in questo romanzo, quindi tu non vai a pucciare il pane nel ragù, per così dire, erotico, ma giochi sottilmente tra i due e crei anche quella classica doppia figura nelle indagini in cui l'uno e l'altro si raccontano e si aiutano. Allora, cerchiamo di indurre il lettore a leggere, a cercare questo romanzo. Chi è Arno Delta, questo commissario ruvido che fuma continuamente, che è introverso, il peggior possibile fidanzato per una donna, e questa affascinantissima, altotaccuta signora che gira in quest'isola semideserta? Sono due personaggi agli antipodi, come hai già fatto capire tu, che capitano per ragioni diverse, ma fino a un certo punto sull'isola. Lui, per svolgere le indagini, accompagnato dal medico legale, per indagare su questo, far luce su questo presunto suicidio, ed è un personaggio dai trascorsi personali molto, molto tormentati. Ecco. Lei invece capita sull'isola perché, in quanto notaio, è in possesso di un testamento che confermerebbe come il suicida, il giorno stesso della propria morte, abbia ricevuto in eredità il misterioso contenuto di una cassetta di sicurezza che da un secolo giace in un cavò della banca. Di quel famoso bastimento militare. Esatto, che avrebbe effettuato il lascito 100 anni prima. No, proprio quando, nel momento in cui la nave si è schiantata, il testamento, cioè che giace nella banca, nel capo della banca, andrebbe a beneficio di questo guardiano che si è suicidato esattamente nell'anniversario. Il clima che si respira in quest'isola, dove piove sempre praticamente, è un clima abbastanza inospitale, e dentro una locanda dove c'è anche il gestore, la Elena, che non è tra le più simpatiche creature dell'universo. E poi tu inventi alcuni personaggi, il sindaco, l'aiutante del sindaco, certo. E c'è il prete, una figura oscura, ambigua, molto ambigua. Sì. E come si fa ad arrivare, perché le indagini vanno fatte in loco, quindi si è scoperto che qualcosa non quadrava perché il faro è rimasto acceso. Sì.
invece bisogna spegnere al mattino. C'è tutta una procedura. Ora, come si raggiunge un faro? Intanto ho scoperto un sacco di cose interessanti, che in cima al faro c'è la lanterna, ma c'è una specie di passerella aggettante sul vuoto, perché come si sbarca su uno scoglio così? Oggi ci sono gli elicotteri, quindi da oggi fino a, quindi non era un problema anche allora, trasferire gli uomini. E allora c'erano solamente le imbarcazioni, che potevano avvicinarsi al faro solamente quando il mare lo permetteva, quindi i turni non erano mai definiti, potevano anche durare mesi, perché in stagioni, in periodi come questi, era anche difficile avvicinarsi. E l'avvicinamento, il trasferimento degli uomini, delle merci, i viveri, i medicinali, insomma tutto avveniva tramite questa passerella, che calava sul mare una fune d'acciaio, che veniva raccolta dall'imbarcazione che era in avvicinamento al faro, veniva legato il materiale o l'uomo che doveva essere trasferito, veniva imbragato, e tramite un verricello la fune d'acciaio veniva avvicinata al faro e veniva trascinato sulla piattaforma. Questo è anche uno dei dettagli che mi sono stati trasferiti da chi ha lavorato sul posto, facendomi capire che era molto difficile anche poter fare delle previsioni del rientro a casa. Infatti i turni di servizio non erano mai ben definiti anche per questa ragione. E ci sono due navi, le Velleda 1 e Velleda 2, che fanno da spola, perché il faro non è unico, Armen, ma ce ne sono altri, sì. E c'è la turnazione dei vari guardiani. Fanno il giro per portare uomini e merci, sì. I quali in genere devono essere affiatati anche per vivere assieme. E questo, lo stranezza di quanto è successo in questo faro, è che normalmente i colleghi si appoggiano facendo i turni, sì. E qui è successo qualcosa che è veramente inspiegabile. Esatto. Quindi comincia le indagini. Sì. E le indagini come si dipanano? Ma le indagini si svolgono in modo molto avventuroso, prima di tutto per riuscire a raggiungere proprio il luogo in cui è stato ritrovato il cadavere, e anche poi per recuperarlo, perché non è proprio per la difficoltà che abbiamo parlato prima, è un'impresa molto difficile. E poi seguono con un'autopsia, che viene fatta in condizioni sull'isola, proprio perché è impossibile riportarle a un istituto di medicina legale sulla terraferma per le vie del maltempo. E questa autopsia, fatta nell'ambulatorio non attrezzato, quindi del medico locale, sembra proprio confermare il suicidio del guardiano. Non confermata l'ipotesi nel momento in cui la notaia si presenta sull'isola con il testamento, che quindi mette in dubbio la possibilità che qualcuno che abbia ricevuto un'eredità così importante, soprattutto da un personaggio storico, perché il comandante della nave Sané è un personaggio che è molto, molto noto negli ambienti militari francesi, abbia lasciato Auguste Arpin, abbia lasciato un'eredità, un personaggio del genere, a un... non si sa bene in che modo, perché 100 anni di distanza... Certo, c'è una serie di passaggi di eredità. Come sia possibile che chi abbia ricevuto un'eredità del genere si sia anche suicidato? Allora, il commissario non è un tipo facile, come abbiamo detto, e comincia, è molto, insomma, scrupoloso, però c'è un'omertà sostanziale nell'isola, in particolare scontra con un sindaco e con altri personaggi, ma c'è un personaggio altrettanto strano, introverso, e che sta sempre in penombra, che qualche informazione indiretta, insomma, lo indirizza un po'. Sì. Questo personaggio ma è servito nella dinamica? È servito nella dinamica, ma anche per rendere realistica l'ambientazione, perché questa diffidenza di cui parlavi tu è quella un po' tipica di tutte le comunità chiuse, no? Quindi siamo su un'isola che oggi conta poche centinaia di abitanti, 400 circa, quindi... certi periodi sì, ma vivere per sempre no. Ma tu, perché non deve essere difficile. Ma tu con le strade marinaresche che ci stai a fare? Io ho visitato quei luoghi più volte, sono veramente appassionanti, sono emozionanti, quindi no, io non c'entro nulla col mare, non ho mai fatto il guardiano del faro. Mediterranee gradisci comunque le atmosfere nordiche? Sì, sono più suggestive, mettiamola così. Vedete, ognuno di noi ha le sue, ci sono degli autori che descrivono invece paesaggi tropicali. Esatto, che... e quel personaggio lì, per risponderti, è stato funzionale proprio allo svolgimento delle indagini, perché comunque, nonostante sia particolare, perché è una persona che ha anche dei problemi psichici, quindi c'è anche la difficoltà da parte di Arno Delta, dell'investigatore, di stabilire
fino a che punto le informazioni che gli vengono passate siano frutto di un delirio oppure siano reali, e deve indagare cercando di non far scoprire in che direzione stanno andando le proprie indagini, perché ha capito che c'è un po' questa poca disponibilità da parte del sindaco, che influenza molto con la sua presenza, con la sua carica, tutti i suoi concittadini. E mentre la bella Nicole non svela tutto, poi a un certo punto i due fanno un patto. Anche il commissario, che mette tutti dei post-it nella sua stanza, sì, no? Quindi dei nomi, non è che sia pronto a dire tutto alla Nicole. Proprio perché per esperienza, per indole, anzi, anche lui è il primo a diffidare, soprattutto nel corso di un'indagine, delle persone che lo circondano, soprattutto anche di una figura così, per quanto affascinante, che sia capitato in un momento così particolare delle indagini, con delle informazioni che sembrano affidabili, perché c'è un documento che attesta questo lascito, questa eredità, che però compaiono proprio, sia il documento sia la notaio compaiono in un momento troppo particolare, quindi addirittura dubita che lei sappia qualcosa, o anche lei a sua volta sia alla ricerca di qualcosa, sfruttando lui e le sue indagini per scoprirlo. C'è tutta questa atmosfera bella che crea quella tensione che nel lettore è sempre una delle ragioni per apprezzare questo tipo di romanzo. Tramite le indicazioni che il commissario alla fine riesce ad avere, arriva persino a una lapide sulla scogliera, rischiando anche la vita, dove c'è scritto: su questa spiaggia il destino colse i naufraghi della fregata imperiale Sané, i superstiti con eterna riconoscenza onorano il coraggio degli abitanti di Seine, prodighi nel loro salvamento, il dolore di chi rimane possa placare l'ira di chi non è sopravvissuto. E qua è riferito al 23 settembre 1859. L'ira di chi non è sopravvissuto. Quindi ci sono dei sopravvissuti, lo scoprirete. Non ci sono dei sopravvissuti, sono morti tutti. Ufficialmente sono tutti sopravvissuti. Sì, anche dai rapporti di navigazione risulta che dopo lo schianto la Sané abbia tratto in salvo. Ma il commissario è anche un appassionato di sub. Sì. E difatti a un certo punto, per evitare che altri scoprano le sue mosse, ingaggia uno dei pescatori, dei subacquei esperti, che è con uno zodiaco. E quindi anche in quelle acque così insidiose e potenti lo zodiaco si accava sempre. C'è il gommone. Quel gommone, sì. Sì, era usato all'epoca e usato ancora oggi. Infatti basta che le condizioni del mare non siano tremende, ecco. Che comunque è veloce, leggero. Il commissario quindi e la bella notaia a questo punto sono abbastanza uniti nell'indagine, o meno si appoggiano, vanno anche in una libreria nell'isola a cercare e sì, trovano antichi testi tipo Navi e naufragi nel mar di Roy, Misteri e leggende dello Chassez de Seine, eccetera eccetera. Quindi l'indagine sia di terra in antichi libri e sia subacquea. Sì. Ma tu ti immergeresti in quelle acque? Io no. No, penso più di no. E comunque si scoprirà qualcosa che il lettore lasciamo leggere. Sì. Scoprire. L'indagine va avanti, c'è anche tutta una parte di medicina legale. Sì. Quindi ti sei documentato. Sì, ho avuto anche la consulenza di chi è esperto in materia, perché insomma tendo sempre a rendere, soprattutto secondo me, un giallo, un thriller di questo genere deve essere il più realistico possibile, anche per essere credibile, per coinvolgere il lettore. Quindi preferisco, ma anche per le indagini di archeologia subacquea, io ho contattato chi in Bretagna ha fatto, l'archeologo subacqueo che ha fatto un sopralluogo sul relitto della Sané, proprio per dare una descrizione, non intendendomene di certe materie, per dare una descrizione realistica. Ma la forza e la validità di questo romanzo sta, secondo me, nella asciuttezza e nella precisione delle descrizioni paesaggistiche, il tempo, le condizioni climatiche, i personaggi. Quindi non indulgi a delle sbrodolature. E poi la verità dei dialoghi, questo è un altro discorso, e dei rapporti tra i personaggi, in ultimo il discorso psicologico, perché ogni personaggio è ben tratteggiato. Sì. Che altri personaggi potremmo parlare? Che
oltre a quelli che abbiamo citato, tanto per... Medico legale, abbiamo parlato di medicina legale un attimo fa, il medico legale è fondamentale per l'indagine, non solo sull'isola, perché poi si sposterà sulla terraferma. A Brest. Esatto. Ora, a Brest, sapete, c'è anche un porto da marina militare francese. Quindi nel momento in cui si sposta anche sulla terraferma, lui incomincia la propria attività professionale nell'Istituto di Medicina Legale e diventa importante il suo apporto, il supporto e la consulenza che dà alle investigazioni. Ma è un personaggio che anche psicologicamente è un appoggio insostituibile per l'investigatore stesso, Arno Delta, che si scoprirà grazie a lui ha dovuto affrontare, è riuscito a affrontare alcuni momenti della propria vita che sono stati molto travagliati. Sul passato di Arno Delta diremo poi qualcosa in chiusura. Uh-huh. C'è anche una piccola colonna sonora che va da Aznavour ai Platters di Only You. Sì. E qual è il tuo rapporto con la musica? Il mio rapporto con la musica è storico, nel senso che io personalmente sono appassionato, quindi da sempre, sia suonata che ascoltata. Però mi sembrava un sottofondo ideale, giusto, fornire a questi paesaggi, a questi momenti, a queste ambientazioni, fornire anche una colonna sonora, ecco, perché il libro va letto ma va anche ascoltato, va immaginato. E questi sono brani che venivano ascoltati all'epoca, che giravano in radio proprio di quegli anni. Ecco. Il lettore direbbe, per tutto il romanzo si aspetta che il rapporto tra il commissario e la bella notaia evolva. E lì tu li tieni sulle spine, ma non evolve. Cioè non evolve al punto in cui evolverebbe un filmetto qualsiasi. Okay. Se fosse un film americano-hollywoodiano, di sicuro evolve. Certo, è questo. Cos'è quest'arte che hai voluto usare? Io vedo un parallelismo forse con la temperatura di quei luoghi. Cioè tu, al posto di far bollire l'arrosto, certo, tu sembra che come autore... Lo scaldo. Lo scaldi e abbassi il fuoco, e abbassi il fuoco, e poi lo scaldi e abbassi il fuoco. E sembra più intraprendente la donna che l'uomo. Certo. Ma l'uomo in questo caso ha avuto un passato. E questi uomini che stentano a superare il proprio passato, i traumi. Rapporto tra i due. Il rapporto tra i due l'hai tratteggiato tu alla perfezione, quindi io ho cucinato la situazione in questo modo proprio per creare una rendere più realistica la difficoltà di un uomo che ha avuto dei trascorsi molto, molto tormentati, soprattutto anche nei rapporti con le donne e per ragioni anche professionali, e che ora fatica proprio anche per il lavoro che sta svolgendo, le indagini, perché lui è una specie di esperto di indagini su delitti di tipo suicidiario e con donne che invece trovano, come questa, in questo caso Nicole, che trovano affascinante l'uomo turbato, l'uomo compromesso, l'uomo indecifrabile e creano, chiaramente cercano di fare il primo passo, come dicevi tu, per creare un rapporto, per farlo sviluppare, ma dall'altra parte non c'è un riscontro, perché le barriere che ha tirato su il nostro Arno Delta sono difficili da abbattere. E le indagini vanno avanti, poi in terraferma ci sono anche dei sopralluoghi in cimiteri, ci sono queste chiesette un po' gotiche, se vogliamo, c'è anche un'atmosfera di Finistère, quindi casolari abbandonati ormai nel tempo, esposti proprio all'oceano, sì, ai venti dell'oceano, e sono tutte atmosfere che arricchiscono il tuo romanzo, in verità, e anche questi diciamo riesumazioni quasi. Ma l'ambientazione è fondamentale, secondo me, quella che nel cinema, insomma, colpisce molto e crea l'impatto maggiore emotivamente. Lo spettatore è molto suggestionato. Se vedesse le foto, ma qualche foto la mandiamo anche in onda noi per dare un po' una... Sicuramente si renderebbe conto che una vicenda del genere, soprattutto tra il misterioso, l'esoterico, anche se vogliamo a tratti,
ambientata in un luogo in luoghi del genere, sicuramente ha una resa notevole. Attraverso questo veliero dentro la bottiglia io mi sono immerso e ho navigato con te questi mari tempestosi del nord, e auguro a qualsiasi telespettatore di leggere Come candele nella notte, perché gli darà forti emozioni. Buona lettura. About me, but soon enough you will care by the time I'm done. Let's have a ball and a biscuit, sugar, and take a